Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. La situazione meteorologica a livello europeo vede il ritorno momentaneo del vortice atlantico che spinge sull'Europa una notevole quantità di aria mite e umida, a tratti e fioriera di fronti precipitativi moderati. Sulla nostra penisola aumenta il flusso di aria mite, di conseguenza precipitazioni più estese e di moderata intensità ci saranno sul nord Italia, sul centro e al sud precipitazioni invece saranno del tutto assenti. Ma il fronte umido apporterà un rinforzo dei venti e un aumento delle temperature, soprattutto sulla parte meridionale della nostra penisola. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 3 febbraio. Tempo stabile con nubi innocue al mattino su entrambe le regioni. Al pomeriggio nuvolosità più estesa sulla Basilicata occidentale, ma senza fenomeni di rilievo. Sulla Puglia, nuvolosità sparsa, senza fenomeni, sprazzi di sereno sul Salento. In serata, tempo stabile ovunque, con nubi medio-alte, senza fenomeni. Venti moderati da sud-sud-ovest, per quanto riguarda i mari, ma va mosso lo Ionio e il Tirreno, poco mosso l'Adriatico. Per quanto riguarda invece le temperature, come possiamo vedere dalla grafica, saranno ancora in aumento di 1-2 gradi, sia nei valori massimi che nei valori minimi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli per aver immortalato questo bellissimo scorcio del tramonto nelle campagne di Cavallino nell'Eccise. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleapula, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.